Salve a tutti e bentornati al mio canale Dr. Prof. In questo nuovo video vediamo un tipo di problemi logico-matematici che vi ritrovate nei concorsi pubblici o nei test d'ingresso all'università o semplicemente nei test di logica e che molto spesso mettono in difficoltà parecchie persone. Del tipo, qual è quel numero che moltiplicato per 5 meno il suo doppio dà come risultato 9? Allora, sembrano complicati, ma in realtà se riusciamo a tradurre questo problema in termini matematici e sappiamo risolvere le equazioni, diventa veramente un gioco da ragazzi. Se invece non ricordate come si fanno le equazioni, allora dovete partire da questo. E a tal proposito vi ho lasciato un link in descrizione, dove vi ricordo appunto come si svolgono semplicemente questo tipo di operazioni. Bene, partiamo da questo semplice. La prima cosa è tradurre il problema in termini matematici, perché la matematica è un linguaggio. Quindi qual è quel numero che indicherò come x? Va bene, quindi un numero per me è la x. Moltiplicato per 5, quindi moltiplicato per 5 questo numero vuol dire 5x meno il suo doppio, il doppio di x, quindi 2x, dà come risultato? Come risultato in matematica si scrive uguale, 9. Come lo vado a scrivere tutto questo? Allora, calcola quel numero che ho moltiplicato per 5, quindi 5x meno il suo doppio, quindi meno 2x, dà come risultato, quindi uguale, 9. A questo punto è diventata un'equazione semplicissima. 5 meno 2 fa 3x uguale 9. A questo punto cosa facevamo? X uguale, il numero che sta a destra lo mettiamo sopra, il numero che sta a sinistra lo mettiamo sotto. 9 diviso 3 si semplifica e quindi x uguale a 3. Prova. Facciamo la prova. Vediamo che 3 lo vado a mettere al posto della x. Quindi 3 per 5 fa 15, 3 per 2 fa 6, quindi 15 meno 6 uguale 9. L'ultima operazione che dobbiamo fare è controllare che tutto questo è giusto. Vediamo quest'altra. Qual è quel numero che addizionato a 10 è uguale alla somma tra il suo doppio e 5? Allora, traduciamo. Quel numero che addizionato a 10 io lo scriverò così. Quel numero è x, addizionato a 10, quindi più 10, è uguale alla somma, quindi più, tra, vuol dire che più sta tra due numeri, tra che cosa? Tra il suo doppio, quindi il doppio di chi? Il doppio di x, quindi 2x, e 5, eccolo qui. Quindi, la somma tra il suo doppio e 5, lo scriverò così, la somma tra il suo doppio, quindi 2x, e 5. Abbiamo un'equazione semplice, per cui tutte le x a sinistra, tutti i numeri a destra e cambiamo di segno, quindi verrebbe x meno 2x uguale 5 meno 10, x meno 2x fa meno x uguale 5 meno 10 meno 5. A questo punto moltiplico tutto per meno 1, quindi meno per meno fa più e diventa più x uguale meno 5 per meno 1 5. Facciamo la prova, mettiamo il 5 al posto della x, quindi 5 più 10 fa 15, 5 per 2 fa 10, più 5, 15, quindi l'equazione è verificata, 15 uguale 15. Vediamo quest'altra, se la differenza, quindi differenza vuol dire meno, tra il doppio di un numero, quindi 2x, allora comincio a scrivere 2x meno, tra il doppio di un numero e 16, quindi 2x meno 16, aggiungi 9, quindi più 9, ottieni quindi uguale il numero stesso, quindi x diminuito di 7, quindi meno 7. Anche qui una semplice equazione, per cui 2x meno x uguale 16 meno 9 che li porto a destra meno 7, per cui 2x meno x fa x uguale 16 meno 9 meno 7 fa 0. La x è uguale a 0. Andate a verificare che se metto questo 0 qui dentro diventa meno 16 più 9 fa meno 7. 0 meno 7 uguale a meno 7, quindi otterrei che meno 7 uguale a meno 7 e l'equazione è verificata. Aumentiamo leggermente il livello di difficoltà. Vi anticipo che qui ci sono le frazioni, quindi calcola quel numero la cui differenza tra i suoi due quinti, quindi scriverò i due quinti di x meno la sua terza parte, quindi meno un terzo x è uguale a 2. A questo punto vi dovete ricordare il minimo comune multiplo, quindi tra 5 e 3 il minimo comune multiplo è 15 e quindi farò 15 diviso 5 che fa 3,
per 2, 6, 15 diviso 3 che fa 5, per 1, 5, quindi 6 meno 5 uguale a 2. 6 meno 5 fa un quindicesimo, x uguale 2. A questo punto cosa facciamo? Sempre x uguale, il numero di destra lo mettiamo sopra, il numero della x lo mettiamo sotto, 1. Quindicesimo. Qui vi dovete ricordare un'altra cosa, e cioè frazione di frazione come si fa? Si fa semplicemente così, x uguale, il numero che sta sopra lo scrivete tranquillamente uguale. Questa divisione diventa per, però dovete capovolgere il numero di sotto, quindi un quindicesimo si capovolge, il 15 passa sopra e l'1 passa sotto, che potete anche non scrivere. A questo punto x è uguale a 30, perché 2 per 15 è uguale a 30. Se fate la prova vedete che vi uscirà 2. Vediamo quest'altro leggermente più complesso. La somma di due numeri pari consecutivi è 54. Allora, qui il trucco è questo. Un numero è x. Il numero consecutivo è più 1, quindi x più 1. Però siccome sono due numeri pari, non è x più 1, ma è x più 2. Quindi provate a farlo un attimino da soli. Io fra 3 secondi vado direttamente alla soluzione, così andiamo più veloci. Allora, abbiamo detto che i due numeri sono x e x più 2. Quindi la somma di due numeri pari consecutivi lo scriverò così. X più 2 è uguale a 54. Tolgo le parentesi, quindi x più x fa 2x. Questo 2 lo porto da quest'altra parte e diventa meno 2, quindi avrò 2x uguale 52. A questo punto mi calcolo quanto è il numero più piccolo, quindi 52 diviso 2, che è 26. L'altro numero è un numero pari che viene dopo, quindi x più 2 è uguale a 28. I due numeri sono 26 e 28. Vediamone un altro. Qui ho cancellato la parte iniziale, così se volete farlo da soli provateci, mettete in pausa il video e io intanto vado avanti. Nella classe di Paola un quarto degli alunni ha 9 anni, un mezzo ha 10 anni, quindi la metà, un mezzo, e tre bambini hanno 8 anni. Quanti sono i bambini? Qui ci sono le possibili soluzioni, perché è stato preso da un concorso pubblico, quindi 16, 8, 12 e 20. Il risultato giusto sarà 12, ma vediamo come si fa. Per prima cosa non lasciatevi ingannare da questi dati che sono ingannatori, tipo 9 anni, 10 anni, 8 anni, a noi non ci interessano. A noi interessa semplicemente quanti bambini ci sono nella classe, quindi la mia x sarà il numero di bambini totale. Quindi un quarto di questi bambini, quindi un quarto di x, più un mezzo di x, più 3 bambini, che è il numero intero che ci ha dato la traccia, è uguale al numero totale, quindi alla x. A questo punto ho usato un altro stratagemma. Invece di fare il minimo comune multiplo, ho moltiplicato direttamente tutto per 4. Ve lo volevo far vedere. Così tolgo i denominatori delle frazioni. Quindi 4 e 4 si semplificano e quindi mi rimane solo la x. Il 4 con i 2 si semplifica. 2 per x, 2x. 4 per 3 fa 12. 4 per x, 4. A questo punto, al solito, le x a sinistra e i numeri a destra cambiando di segno. Qui mi esce meno x uguale meno 12. Meno e meno diventa più. 12 diviso 1 fa 12. Fate anche la prova e vedrete che si trova, perché un quarto di 12 è 3. La metà di 12 è 6. E i tre bambini, il totale è 12. Altro problemino, non sbirciate la soluzione, ma esercitatevi a tradurre, quindi guardate solo qui, l'ho scritta solo per andare più veloci. Se hai 4 terzi di un numero, togli i suoi 3 quarti, ottieni il numero dato diminuito di 10. Determina tale numero. Quindi hai 4 terzi di un numero, togli i suoi, attenzione, mi dice i suoi, quindi i 3 quarti di x. Se vi diceva soltanto togli 3 quarti, allora la x non ci voleva. Ottieni quindi uguale il numero dato, quindi x, diminuito di 10, quindi meno 10. A questo punto svolgete tutti i calcoli e vi uscirà che x è uguale a 24. Eccolo qui. E infine l'ultimo problema, che vi anticipo già è il più semplice di tutti, ma perché ve l'ho messo alla fine? Perché dopo tanto allenamento sulle equazioni, su questo tipo di problemi, vi esce un problemino così semplice, ma voi andate nel panico e non lo riuscite a risolvere. Giorgio ha 8 anni meno di suo fratello Pietro, che ha 5 anni in più di suo cugino Nicola, che ha 28 anni. Quanti anni ha Giorgio? Riflettete ragazzi, c'è Giorgio, c'è Pietro e c'è Nicola. Quanti anni ha Nicola? Ne ha 28. Pietro invece ha 5 anni in più di Nicola, quindi 28 più 5
33, e Giorgio invece ha 8 anni in meno di suo fratello, quindi 33 meno 8, 25, che è la risposta giusta. In conclusione, vi lascio in descrizione un po' di link per esercitarvi, poi prossimamente vi farò altri video con problemi più complessi di questi, e vi ricordo che per fare questi tipi di test dovete sempre farvi questi schemini molto semplici, cioè se volete fare tutto questo a mente, tenete presente che la memoria a breve termine ha un limite, per cui è difficile avere tutte queste informazioni nella propria mente. Per cui con un semplice schemino, con calma e sangue freddo, riuscirete a risolverli tranquillamente. La velocità è importante perché c'è sempre un limite di tempo, però non vi dimenticate di controllare comunque che i calcoli siano fatti bene. Vi lascio come sempre un grande in bocca al lupo, un abbraccio e ciao al prossimo video.